rispetto a quello che avevamo iniziato a fare circa una decina d'anni, in quanto il Consiglio voleva finalizzare gli interventi a sostegno degli studenti. E quindi abbiamo finalizzato seguendo 2 studenti per anno in tutto il loro circo di studi. Iniziamo con la scelta il primo anno e poi li accompagniamo fino al termine del loro ciclo di studi. Negli ultimi 2 anni ovviamente è successo di tutto e di più e abbiamo seriamente messo in dubbio anche la possibilità di continuare con questa nostra buona iniziativa. Ci siamo guardati addosso in faccia tra noi consiglieri e abbiamo deciso di ripartire. Quest'anno ripartiamo con una borsa di studio, pur continuando quelle che ne abbiamo in essere 2 per il terzo anno, ancora in essere. E quest'anno partiamo con una borsa di studio, speriamo di poter sicuramente l'anno prossimo tornare a 2 borse di studio e magari reintegrare quella di quest'anno. Riprenderemo fra settembre, spero, la possibilità anche di fare 2 o 3 eventi dove coinvolgiamo persone esterne, cittadini di gusto, 2 o 3 eventi qui all'interno della Villa Calcaterra, 2 o 3 eventi magari ludici, in alcuni dei quali, in uno dei quali vengono anche partecipano come attori gli studenti della stessa scuola, infatti facciamo una cena con delitto, ecco, e così per raccogliere alcuni fondi che ci aiutano a sostenere questa iniziativa di 6 borse di studio per tutti gli anni. E ovviamente queste borse di studio permettono o aiutano i ragazzi a raggiungere i loro sogni, a raggiungere i loro obiettivi, le loro mete, il loro voler fare, magari quei ragazzi ovviamente che sono in situazioni economiche difficili. Infatti noi diamo le borse di studio a ragazzi della prima fascia. Quindi diciamo un modo per aiutarli a coltivare il loro sogno, come Busto sta coltivando il suo sogno del cinema. Diciamo. Esattamente, cerchiamo di favorire, aiutare alcuni di questi ragazzi in difficoltà, ma con questi bellissimi, con queste bellissime finalità, poter raggiungere il loro scopo.